Ma in questi giorni di quarantena, come tutti, sto cercando di darmi un po' di routine, no? Di dividere la giornata in sezioni per così creare una sorta di ritmo. La stanza in cui trascorro più tempo, non solo in questo periodo, ma in generale quando sono a casa, è questa, è la mia cantina studio, nella quale, insomma, piace suonare, scrivere testi, cantare. Contro ogni possibile pronostico mi sono scoperto pasticcere in questa quarantena, vero, senza esagerare. Ho cominciato a utilizzare un elettrodomestico che serve a impastare, che era lì da 30 anni veramente, cioè aveva le ragnatele, l'ho pulito, ho cominciato a fare un po' di impasti e niente, mi diverto a fare le torte alle gocce di cioccolato, sponge cake al latte. Che cosa abbiamo dentro al frigorifero? Vediamo, non lo so nemmeno io, no, in realtà la spesa la fa mia moglie. La fa, ecco, abbiamo un po' di affettati, salmone, roba a conservazione relativamente lunga, una papaya, ah vedi, non lo sapevo. Ciò che mi manca di più in questo periodo, anzi chi mi manca di più in questo periodo è mio figlio, perché ero abituato, dato che lui vive a Roma con la madre, ad andarlo a trovare a cadenza settimanale, al massimo ogni 10 giorni. Non vederci se non in videochiamata per così tanto tempo è veramente triste e doloroso. Però, insomma, speriamo che passi il più presto possibile questa cosa e soprattutto che ci sia la possibilità di riabbracciarci quanto prima. Probabilmente la prima cosa che farò quando tutto questo sarà finito o sarà parzialmente allentato sarà andarmi a fare un bel giro in moto e magari andarci a trovare mio figlio, fare un giro con lui. Questo sarebbe il sogno.